pesci, buon inizio settimana a tutti. Allora, io qui ho già iniziato a fare qualche cosina, non volevo fare il video perché è una ricetta che tanto sapete fare tutti, penso, no? Dunque, io avevo due melanzane belle grandi che si stanno rovinando, e ecco qua, io le ho tagliate, eccole, e già le sto facendo grigliare. Ecco qui, queste già sono state grigliate, ora qui ne ho ancora una che non era pronta e vado a mettere le ultime rimaste. Poi le andrò a condire, vi faccio vedere gli ingredienti, adesso lasciamo fare. Ritorniamo per vedere gli ingredienti. Allora, io qui ho preparato un po' di prezzemolo lavato e uno spicchio d'aglio già pulito internamente. Ho messo già del sale nel fondo della padella per non fare attaccare le melanzane. Poi mi occorre dell'olio, una pirofila dove le andrò a condire. E metterò del peperoncino, ora lo prendo, ma il sale lo metteranno giusto poco perché saranno un pochetto sciapette una volta condite. Ora prendo il peperoncino e il sale. Ecco qua, sale, quanto basta, e metterò un pochino di peperoncino. Ora torniamo qui ai fornelli e vediamo a che punto sono le melanzane. Le farete anche voi, no? Melanzane grigliate, peperoni arrostiti al forno, zucchine grigliate. Fate io anche due zucchine, ma oggi non le faccio, le farò un altro giorno. Questa ancora non è pronta. Intanto io metto un po' di melanzane qui nel mio contenitore e inizio a condirle. Faccio degli strati. Dimentico sempre qualcosa, l'aceto, andrò a mettere anche un po' d'aceto. Diceva la mia povera mamma che non ha buona testa, buone gambe. Io ho buone gambe, inizio adesso a ricominciare un pochino a star meglio a camminare, se no neanche quella avrei avuta. Allora, io metto un po' di prezzemolo e aglio insieme, un po' di peperoncino, metto un pochino di sale e un pochino d'olio. Queste sono buonissime, poi lasciate riposare, sono ancora più buone, mangiate il giorno dopo. E questo è uno strato. Ora vado a girare queste ultime melanzane nella padella, ve le porto qua. Facciamo il bel da questo lato. Andiamo avanti nel condire le melanzane.
No, mettiamo un pochino d'aceto qua. Per scendere. Poi ricominciamo con le melanzane, facciamo gli strati. Andiamo a condire di nuovo. Il vermicino. Ancora un po' d'olio. Un leggero salatura. Ora qui possiamo togliere anche queste altre melanzane che sono pronte. Ecco qua. Continuiamo. E continuiamo a condirle. Due melanzane, sono uscite un bel po' di fette, eh? Ecco, e questo è l'ultimo strato. Mettiamo il rimanente prezzemolo e aglio. E voilà, un'altra pizzicatina di sale, basta. Un altro pochino di peperoncino. Aceto, l'ultimo ci va in abbondanza. A chi piace, a me piace sentire l'aceto, altrimenti non chiedo meno. E chiudiamo con olio. Questa roba che ci vuole voglia, eh? Ecco qua. In questo modo si mantengono anche 3-4 giorni. Ma di solito non durano mai 3-4 giorni. Ecco qua, amiche. Questa è la mia ricettina. Ora io le metto in frigo. Si possono anche mangiare stasera.
Domani sarebbe ancora meglio perché prendono più sapore, si ammorbidiscono di più, essendoci l'aceto. Bene? Ok, amiche, anche per oggi è tutto e vi ringrazio sempre di esserci e spero che questa mia ricetta vi sia piaciuta. Se fosse così, mettete un like e commentate, grazie. E iscrivetevi al mio canale, Anna in Cucina, ok? Ciao, ringrazio i nuovi iscritti. Ciao ciao, buona giornata a tutti.